quello che ha detto, se no saremmo un partito unico, cioè il fatto di arrivare a delle elezioni europee, appunto, che si corrono col proporzionale, è un'occasione per far capire che ci sono delle differenze, perché se no altrimenti saremmo lo stesso partito. Mi verrebbe da dire però che in Europa io da sempre ho tifato, diciamo così, perché si facesse un partito unico di quelli che non sono d'accordo con la grande ammucchiata che fino adesso ha governato l'Europa, perché sennò altrimenti non si cambia mai. Non è possibile che tanta gente che aveva votato, e questo lo dico all'amico Tajani, che aveva votato il Partito Popolare per avere un'alternativa alla sinistra, poi se la ritrovano sempre alleata alla sinistra in Europa, perché allora che alternativa è? Cioè significa che in una maniera o nell'altra finiscono tutti da quella parte lì. Invece noi vogliamo fare una cosa differente, che la sostanzia in uno slogan: più Italia, più stati nazionali, mentre invece che si contrappone al mantra del più Europa, quindi sempre più potere a Bruxelles e così via. Poi vengono fuori le cose degli agricoltori, ecco. Ecco, ma le cose quello che agricoltori... vorremmo fare noi, cioè se ci fosse un partito unico in Europa fra l'ECR, quello per intendersi il gruppo della Meloni, e ID, che è il nostro gruppo Identità e Democrazia, sarei la persona più felice del mondo, perché sarebbe il partito più grande all'interno del Parlamento Europeo, sarebbe impossibile. Però iniziare. Sulle cose degli agricoltori, le avevate votati tutti compattamente fino sempre... a qualche mese fa, adesso ma come dire sempre... state tornando sì, ma perché, indietro. Ma attenzione, perché in Europa è sempre voi così. Voi non ve ne eravate accorti? No, ce ne eravamo accorti e come, però l'alternativa era Timmermans, no? L'alternativa era il piano Timmermans, cioè a un certo punto il punto è sempre quello. Io parlo dell'IRPEF. Quello non c'entra l'Europa, quella è roba vostra. Sull'IRPEF è roba nostra, ma attenzione, sull'IRPEF era una cosa della legge di bilancio che, come si ricorda, con una decisione molto sbagliata. Il governo ha deciso di dire non accettiamo emendamenti per cortesia da parte delle forze di maggioranza, e allora noi, che avevamo già pronto l'emendamento perché non eravamo d'accordo su quella manovra, ci hanno detto qual è il primo veicolo, il mille proroghe. Tant'è vero che quell'emendamento lì per l'IRPEF l'avevamo inserito prima delle proteste degli agricoltori. Quindi ce l'avevate proprio... già pronto a modificare. Era chiara la nostra posizione. Fratelli d'Italia che era chiarissima. Allora, era chiara, presidente Bonaccini, poi sentiamo anche Belpietro e Lerner. Ma guardi, prima Belpietro ha detto una cosa che per certi aspetti è anche vera e comprensibile, cioè si vota col proporzionale alle europee e quindi ognuno cerca di raccogliere il massimo di consenso per la propria lista e quindi ci si differenzia anche. Ci sono però due aspetti secondo me differenti. Il primo riguarda chi sta governando la maggioranza, perché lei ricorderà che 4 anni fa, quando si votò per le europee e poco dopo per l'Emilia Romagna, che fu la prima sconfitta di Salvini, Salvini a quelle europee, cioè la Lega, ma il merito era soprattutto suo, superò il 30%. Questa volta il vero problema nel centrodestra è che si capovolgono i rapporti di forza, con una Fratelli d'Italia che volerà rispetto a quel risultato molto piccolo e la Lega che probabilmente perderà tantissimo consenso rispetto a quel risultato molto importante che raggiunse allora. E questo credo che avrà ripercussioni anche sulla prospettiva della destra e del centrodestra, posto che, e concludo con la destra, per me i veri avversari, io li considero estrema destra, ma credo li consideri estrema destra in tantissimi, Zemmour, Alternative für Deutschland, lo stesso Orbán, al di là che fa parte del Partito Popolare Europeo, ma sappiamo con quali posizioni. Invece, venendo al tema, e concludo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Ora, il Partito Democratico da solo non ce la può fare a diventare alternativa in prospettiva a questo governo, che ha una maggioranza molto solida in Parlamento e credo proprio durerà tutta la legislatura. Però è evidente che se qualcuno pensa che ci può essere un'alternativa alla destra senza il Partito Democratico, come dire, o vuole diventare il miglior alleato della destra, e lo dico anche a Giuseppe Conte, se vuole continuare a fare da solo, peraltro nei territori stiamo facendo alleanze ormai in molti territori, dopodiché, oppure... ripeto, io credo che in prospettiva verrà premiato chi lavorerà per unire, non per dividere, perché credo che molti elettori che non vogliono questa destra sappiano perfettamente che questa destra rimarrà il governo del paese per i prossimi 10 anni se le opposizioni preferiranno dividersi e ognuno guardare alle differenze. Allora, presidente, scusi, perché il Parlamento, a parte che è sovrano e quindi può decidere di fare quello che ritiene, può mettere in calendario la discussione, può farlo, può non farlo, e quindi si vedrà.
ma quello che ha fatto il governatore dell'Emilia-Romagna, diciamo, è un po' una furbata. Ha fatto una delibera, non passa dal Consiglio regionale perché così non si evitano magari delle reazioni, si vedrà che cosa succederà. Ma proprio poco fa diceva Bonaccini, beh, è sbagliato che ogni regione si faccia la propria legge, ma di fatto è quello che sta accadendo proprio grazie a lui, cioè ogni regione rischia di farsi la propria legge, se la fanno in Emilia-Romagna, in Lombardia la faranno magari diversamente, in Veneto non si sa che cosa accadrà. Siamo al federalismo del fine vita, che devo dire mi sembra un po' singolare. Io capisco poi che Bonaccini con questa mossa fa una mossa politica che riapre il tema del fine vita e così via, e quindi, però è tutta una furbizia per aggirare la realtà, e cioè che in questo momento il Parlamento una legge nazionale non va fatta, che le regioni stanno provando a fare delle cose singolarmente e che non volendo riscaldare gli altri ha evitato il Consiglio regionale.